Ciao, ciao a tutti. Bello, eh? Fantastico, eh? Ci ritroviamo a parlare di questa partita. Partita? Di quell'ora e mezza di calcio non giocato con tantissima amarezza, tantissima tristezza. Andata male, eh? No, sono andata male. Per farmi stare un po' meglio, come football. Sotto in descrizione andare a scaricare e andare ad avere sui vostri smartphone. Ovviamente c'è il link per scaricarlo ed è completamente gratuito. Fate un piacere a me, fate un piacere a voi per avere un'applicazione sempre aggiornata, per la curiosità di andare a vedere cosa ci dicono i protagonisti di questa serata. Protagonisti tutti, tutti negativi, tutti negativi. Allora, vi leggo la classifica. Milan-Inter 40 punti. Prime entrambe, col Milan che gioca domani. Il Napoli alla Roma a 34, con il Napoli che è una partita in meno, che è quella che deve recuperare con noi. Poi ci siamo noi, a meno 7 dal primo posto, virtualmente 43 del Milan, che possono essere comunque sempre 7 punti perché noi abbiamo quella da recuperare col Napoli. Ma siamo a meno 7 in ogni caso dal primo posto, se il Milan vince noi vinciamo. E siamo molto lontani dall'Inter. Siamo molto distanti dall'Inter. Quando vi dicevo che questo era il mese molto decisivo, molto decisivo, non scherzavo. E torno a sottolineare, secondo me questa partita era indispensabile per il percorso scudetto. Questa non è una partita che puoi dire, vabbè, ci rifaremo, no? È uno scontro diretto. Uno scontro diretto di una partita nella quale la Juve già era molto in difficoltà. Dalla classifica più che altro, prima sconfitta del 2021, una partita che fa sempre male perché perdere contro l'Inter fa male, perdere contro l'Inter di Antonio Conte fa malissimo, perdere contro l'Inter di Vidal fa malissimo, perdere contro l'Inter di Vidal e Antonio Conte con Vidal che segna il gol del 1-0 è veramente una sensazione che speravo di non dover provare mai, mai nella mia vita. Io chiedo, c'è qualche tifoso della Juventus in questo momento che pensa che la sconfitta viva immeritata, perché io penso che sia impossibile e anzi penso di trovare tutti d'accordo nel dire che l'Inter ha fatto una partitona incredibile, veramente complimenti all'Inter, spero che nessun tifoso della Juve vada ad impazzire perché faccio complimenti all'Inter, mi sento di farli, credo che sia assolutamente meritata la vittoria dell'Inter e probabilmente il risultato non è neanche la descrizione perfetta di quello che si è visto in campo perché nel primo tempo l'Inter poteva veramente farcene tre, dovevamo stare zitti. Nel secondo tempo l'Inter poteva farcene altrettanti, noi dovevamo stare zitti. Una partita nella quale noi non abbiamo neanche un'azione da gol pulita prima del minuto 86 e 30 secondi, 87, quando Chiesa va a tirare, Handanovic va a rispondere. Come può una squadra come la Juve essere così sterile da non avere nemmeno un'occasione da gol? Come può una squadra come la Juve avere una coppia di attaccanti che sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, cioè non sono Gianni e Pinotto, sono Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, che non trovano nemmeno un dialogo, nemmeno un contatto in superiorità numerica, un'azione in superiorità numerica, nemmeno un'invenzione di intuizione, niente. Com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che la Juventus a centrocampo riesca a farsi disintegrare, sorpassare, non entrare mai in partita per via di un centrocampo palesemente inferiore rispetto a quello dell'Inter, dove si è svolta tutta la partita, dove si è creata la superiorità tattica e tecnica dei nerazzurri? E non è un caso che la partita sia stata risolta proprio da due centrocampisti, da Vidal e Barella. Poi menzione d'onore per Barella, che è un giocatore spettacolare, incredibile. Se avessimo noi un centrocampista del genere, sarebbe tutto un altro modo di vivere le partite, probabilmente, quello veramente che manca a noi, un centrocampista tecnico, tattico, duttile, veloce, intelligente. Si butta con senso del gol. Gol del 2-0 prendiamo su un'imbucata con un lancio lungo, signori, che neanche in terza categoria, nemmeno gli amatori hanno mai visto una roba del genere. Poi vabbè, c'erano alcuni punti che sin dal giorno prima, sin da oggi o da settimane o quando abbiamo letto la formazione, abbiamo detto, oh santo il signore, come Hakimi contro Frabotta. Povero Gianluca. Poraccio Gianluca Frabotta, perché lui si ritrova catapultato all'interno di questa dimensione, ma partiva per fare tutta un'altra roba e qua ancora una volta i limiti di una rosa costruita non nel migliore dei modi, dove Alexandro è l'unico terzino titolare.
sinistra, e anche qua Alexandro, come vi ho già detto, non mi lascia più tanto tranquillo. Quindi quanto più l'assenza di Cuadrado, con Chiesa magari spostato a sinistra, ma adesso stiamo fantasticando perché il calcio non si fa con i secoli, ma quello che abbiamo visto stasera è una Juventus letteralmente dominata dall'Inter, senza lo straccio di un'opportunità, cioè non c'è mai stato un momento della partita nel quale dici, ecco, adesso attacca anche la Juve, perché l'Inter non è che può attaccare tutto il tempo, no? Sì, l'Inter ha attaccato tutto il tempo, 90 minuti, la Juventus non ha mai fatto un momento della gara dove l'inerzia se l'è presa lei in mano, dove si è resa protagonista, dove ha provato a spingere, niente. Ma, cioè, sapete cosa vuol dire niente? Ma nulla, assolutamente nulla. Com'è possibile? Com'è possibile che una squadra campione d'Italia da 9 anni a questa parte, in uno scontro diretto per lo scudetto, io capisco perdere, lo accetto, se gli altri sono superiori come in questo caso lo accetto, non riesco veramente a capire la prestazione, non riesco veramente a capire l'atteggiamento, non riesco veramente a capire il modo nel quale siamo stati inferiori, cioè quasi non è che siamo stati inferiori perché loro sono leggermente più forti, quella che abbiamo visto stasera è una differenza abissale, abissale, quando l'Inter aveva la palla palleggiava, sapeva come muoverla, apriva, girava, tornava indietro quando c'era bisogno, quando la Juventus aveva la palla era un disastro, era un bagno di sangue, una gestione imbarazzante. E credo che stasera Pirlo abbia veramente delle grandi colpe, proprio perché la partita è stata persa a centrocampo, dove a centrocampo hai più opzioni fra tutti, dato che avevi tutti e cinque i centrocampisti disponibili. Poi vogliamo dire McKennie magari non stava bene, però poi è entrato, quindi probabilmente stava bene. Arthur non ho idea di cosa potesse avere, non so perché non abbia fatto nemmeno un minuto. La differenza è stata a centrocampo tra Juve e l'Inter. Poi ci aggiungiamo che Morata si fa male, devi metterci Bernardeschi terzino in un momento in cui veramente eri già con le gambe tirate per aria perché non avevi ancora fatto nulla. Davanti, quando è entrato poi Kulusevski, ha provato un po' a metterci della benzina, però è stato messo sull'esterno. Noi sappiamo che è più incisivo, riesce a dare un po' più di qualità quando era davanti, insieme a un centravanti dove Morata e Ronaldo, io non ricordo momenti nei quali ho detto oh, che bello ce li abbiamo. Non è successo niente, a parte il gol che ci hanno annullato, ma nel primo tempo, veramente, se dobbiamo andare a pescare queste cose, ci accorgiamo della sterilità della partita che abbiamo disputato. Quindi niente, signori, la classifica parla chiaro. Milan 40, Inter 40, Napoli 34, Roma 34, Juventus 33, Atalanta 32. Siamo ai livelli dell'Atalanta, anzi siamo un pelo più sopra l'Atalanta, un pelo più sotto la Roma. Abbiamo questa gara da recuperare, sì, nel migliore dei modi andiamo a 36, nel peggiore dei modi rimaniamo lì, allunga pure il Napoli, quindi veramente è un momento tragico perché poi mercoledì andiamo a giocarci anche il primo trofeo stagionale nel peggior momento possibile, probabilmente, nel quale noi siamo a terra in una maniera allucinante, il Napoli ne fa 6 alla Fiorentina che ci aveva battuto 3-0, poi questo non vuol dire niente perché noi abbiamo battuto il Milan che a sua volta aveva battuto l'Inter, quindi sono letture facili e stupide, però sicuramente il morale è diametralmente opposto di una squadra che vince 6-0 e una squadra che perde uno scontro diretto senza veramente mai toccare il pallone. Spero che siate abbattuti e distrutti come me, spero che abbiate la sensibilità, l'onestà e la sportività di ammettere che quella di stasera è stata una Juventus aberrante, che non si può vedere, che l'Inter ha meritato clamorosamente, ha fatto una grande partita, quindi complimenti all'Inter purtroppo, complimenti a Conte purtroppo, complimenti ai giocatori purtroppo e sono curioso di sentire e di leggere anche qua su OneFootball tutte le parole dei protagonisti della Juve, capire come potranno giustificare questo bagno di sangue. Spero anche che ci siano dei mea culpa da parte di un po' di tutti, di Pirlo in primis, perché penso, ripeto, penso sia palese che questa sera ci sia responsabilità da parte dell'allenatore, una squadra che veramente scende in campo e non ha l'input, non ha la forza, non ha la facoltà di fare nulla. Questa arriva da lontano, non può essere soltanto colpa dei giocatori, non può essere soltanto colpa dell'allenatore, tra l'altro, deve essere una colpa suddivisa tra tutti, ma forse la preparazione, lo studio della partita non è andato come previsto e aggiungo che è brutto proprio perché dall'Inter ci aspettavamo questa partita, una partita di grande ripartenza, una partita di energia, una partita con tre difensori bloccati dietro, con due esterni che andavano a spingere, con Lautaro e Lukaku vicini a dialogare, cioè sapevamo, questo è l'Inter di Conte da un anno e mezzo a questa parte, quindi nessuna sorpresa, nessuna novità. La novità grande è nella Juve, che veramente per la prima volta, mi viene a dire, la prima volta in assoluto in questa stagione, al di là della Champions League con il Barcellona all'andata, prima volta in questa stagione ci ritroviamo
inermi e completamente sotto il controllo dell'avversario senza riuscire a esprimere nemmeno una cosa positiva. Ecco, nemmeno una cosa positiva. Sarà questo il titolo del video. Nemmeno una cosa positiva.